Sono Ranieri Del Torto, il presidente del Consiglio Comunale. E prima di cominciare questo concerto volevo innanzitutto ringraziare la Filarmonica che anche quest'anno regala alla città questo momento in occasione del 25 aprile. Quest'anno sarà particolarmente significativo perché saranno alcune esecuzioni più leggere e poi avremo anche alcune esecuzioni poi in tema con questa ricorrenza. Volevo ringraziare quindi la Filarmonica, quest'anno tra l'altro è anche una ricorrenza speciale, quindi facciamo anche gli auguri per questo compleanno importante. La Filarmonica che veramente come dire, è un'associazione che rende ricca la città, con impegno fa in modo che così tante persone, giovani, meno giovani in qualche modo, insieme possano contribuire allo sviluppo culturale della nostra città. Credo che sia significativo, no? Il fatto che in un'orchestra ci sono gli strumenti, c'è chi canta, strumenti diversi. Questo è un po' quello che ci auguriamo che in qualche modo rappresenti anche il nostro 25 aprile, cioè l'unire le nostre forze in questa ricorrenza che è particolarmente significativa proprio quest'anno che ricorre il 70° anniversario. L'orchestra è un po' il simbolo dell'unità nazionale che in qualche modo dal 25 aprile è rinata. Quindi grazie ancora alla Filarmonica e spero veramente che possa in questa esecuzione allietarci tutti. Grazie. Un brevissimo saluto come presidente della Filarmonica Pisana. Noi compiamo 250 anni. Con questo concerto iniziamo ufficialmente le nostre celebrazioni che chiuderemo il 22 novembre, la festa patronale della patrona della musica, Santa Cecilia. Vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio l'amministrazione comunale per l'impegno e il sostegno che cerca di offrirci, ma devo, permettetemelo, ringraziare prima i miei musicanti, i miei coristi, i miei allievi, dico miei per dire della Filarmonica che stasera si presentano a voi, e con loro ringraziare i loro responsabili per il maestro Carosi, per il complesso Paolo Carosi, il maestro Del Giovanni Del Vecchio per il coro e il maestro Carlo Franceschi per la scuola. Quindi a tutti grazie, buon ascolto e buon proseguimento. Questo è il tradizionale concerto che la Società Filarmonica Pisana offre alla città in questa bellissima cornice, le storiche logge di banchi, in occasione delle ricorrenze nazionali e locali. Come potete vedere dall'allestimento, prima erano tutti sul palco, veramente tutti i soggetti coinvolti stasera. Siamo qui perché è un duplice anniversario questo, è il 70° della liberazione, quindi il 2015 è un anno importante, ma come ha detto il Cavaliere Moschini, la Società Filarmonica Pisana festeggia anche i propri 250 anni di fondazione, quindi questa oggi è una festa doppia per la città e per tutti. Allora, la Società Filarmonica Pisana ha come mission istituzionale di diffondere la musica a tutti i livelli e viene fatto attraverso tre, chiamiamoli, strumenti: la scuola di musica, che, attraverso la quale viene svolta l'attività didattica, poi i concerti, che esegue il complesso di legno, ottoni e percussioni, e poi l'attività del coro attraverso stagioni concertistiche. Allora, il concerto questa sera si apre con l'orchestra della scuola di musica diretta dal maestro Carlo Franceschi, che è anche insegnante di clarinetto e direttore della scuola, e che presenta stasera un programma di colonne sonore tratte da film famosi. Il maestro si raccomanda particolarmente che, essendoci gli archi nell'orchestra, ci vuole un silenzio veramente religioso per poter apprezzare anche il più
piccolo suono che esce da questi strumenti. Il primo brano, per l'appunto, è un brano soave e delicato, è di Hans Zimmer, si intitola Tennessee e è tratto dal film Pearl Harbor. Il prossimo brano proviene da Cats, che è uno dei più famosi musical al mondo, campione di incassi, di longevità, da oltre 20 anni a Londra in qualsiasi momento dell'anno c'è una rappresentazione di Cats. E appunto da Cats ascoltiamo Memory di Andrew Lloyd Webber.
Il prossimo brano è l'ultima colonna sonora che chiude l'esibizione della scuola di musica, ma gli orchestrali usciranno ma non ci abbandonano, perché torneranno alla fine per fare delle esecuzioni tutti riuniti, il gran finale. E il brano è di Francis Lee, è un tema musicale che proviene dal film Love Story, che ha provocato molta emozione in chi l'ha visto. E all'esecuzione di questo brano, così come alla fine del concerto, contribuisce la classe di canto della professoressa Anna Maria Guarducci. Vi leggo i nomi degli allievi che potete già vedere schierati sul palco: Giulia Anticaglia, Caterina Righi, Maurizio Berni, Laura Delli Gatti, Matilde Franceschi, Alessandro Malacarne, Giulia Nannipieri, Rebecca Renieri.